un punto. La proposta di Letta non è una proposta di sinistra, è una proposta liberale. Mi rendo conto che in Italia, diciamo, il centrodestra ha qualche difficoltà quando si parla di fisco con l'impianto liberale, ma non è una proposta di sinistra. È proprio il tipico esempio di imposizione fiscale di carattere liberale, perché i liberali diciamo insistono sul merito, sull'acquisizione di reddito e ricchezza attraverso il merito, non attraverso la nascita, non attraverso la lotteria della nascita. Quindi soltanto da noi il dibattito è caratterizzato nel modo che abbiamo sentito, che fa tristezza, perché appunto si tratta di una modestissima proposta di carattere liberale che ha una franchigia di 1 milione di euro. Quindi tutte queste famiglie che hanno questi enormi patrimoni, qui stiamo parlando di una minoranza molto ben rappresentata sul piano politico e mediatico, che copre i propri legittimi interessi di classe attraverso un racconto che è completamente artefatto e senza nessun riferimento alla realtà. Ora Letta diventa un uomo di sinistra, di estrema sinistra, perché fa una proposta che Keynes avrebbe giudicato come ridicola in termini di effetti concreti. Poi mi lascio dire un'altra cosa. Probabilmente è stata poco attenzionata nella sua parte di utilizzo. Ora io sono d'accordo con le valutazioni che sono state fatte, che certamente non affronta la questione che riguarda innanzitutto il lavoro. Per le giovani generazioni. Dopodiché non è che si davano 10.000 euro a tutti, si davano 10.000 euro con delle finalizzazioni molto definite, e cioè studiare, e cioè avviare un'attività produttiva. Non è che ti davo 10.000 euro fai quello che vuoi. Si davano 10.000 euro vincolati a un determinato utilizzo. Per quanto mi riguarda, questa parte non la considero particolarmente brillante, ma non era un 10.000 euro a pioggia. E finisco invece su un punto chiaro. La tempestività, è evidente che siamo in un contesto politico che rende impraticabile questa proposta. Era un modo per segnalare un posizionamento legittimo, come diciamo ci ha abituato a fare la Lega, ma la stessa Forza Italia. Ma è evidente che nel momento in cui si riuscisse ad andare avanti sulla cosiddetta riforma fiscale, bisogna trovare un impianto condiviso, anche perché... Ma se come segnalavano, se come segnalavano alcuni intervistati nel servizio precedente, poi quell'1% prende e porta via il capitale, e che soluzione è? No, a parte che lo fa già, non ha bisogno, perché c'è già un'imposizione sulle successioni che è dal 4 al 6%, quindi chi può pagare zero lo fa già. Secondo, come sapete, c'è un lavoro molto intenso rispetto ai paradisi fiscali che avvicina l'obiettivo di una sorta di anagrafe patrimoniale che consente di mappare i patrimoni spostati all'estero. Poi l'evasione ci sarà sempre, bisogna perseguirla, in ambito OCSE si stanno facendo passi avanti importanti, però ecco, ogni volta che in Italia si prova a dire che i mega ricchi, perché qua non stiamo parlando della vecchietta con qualche centinaia di migliaia di euro in titoli di Stato, stiamo parlando di ricchezze significative, perché quell'aumento di imposizione non sta immediatamente sopra il 1 milione di euro, quindi stiamo parlando di patrimoni significativi. Quindi in Italia ogni volta che si prova a dire che c'è bisogno di un minimo di ridistribuzione della ricchezza, che l'erede non si è guadagnato. Questo voglio essere chiaro. La proposta liberale, insisto, di tassa di successione serve ad evitare che si allontanino troppo i punti di partenza, le opportunità di ciascuno. Le diseguaglianze, dice lei. Se tu sei un figlio di un mega ricco e non hai avuto nessun merito nell'ereditare quella ricchezza, tu hai dei vantaggi competitivi rispetto a chi è figlio di un operaio, certo, che non sono dovuti alle tue capacità, ma semplicemente il fatto che sei nato nella hai blocchi di partenza, dice lei. Ma c'è già qualcosa in questo senso oggi? C'è qualcosa in termini